Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vedremo come realizzare questo copricostume composto da due pezzi, la parte sopra che è questa deliziosa e comodissima mantellina e la parte sotto della gonnellina. Questo progetto, ci tengo a precisare, che non nasce dalla mia creatività, ma è un copricostume che è stato visto da una foto nel web e mi è stato appunto chiesto di realizzarlo. Io ve l'ho fatto vedere, ve l'ho mostrato nella mia pagina di Facebook e in moltissime appunto mi avete chiesto se potevo farvi il tutorial perché è piaciuto molto e così ho fatto. E ho cercato di realizzarlo meglio che potevo, non avendo schemi né istruzioni, insomma ho fatto un po' di testa mia. La lavorazione comunque è molto molto semplice, entrambi i pezzi sono lavorati in top down, quindi la lavorazione si inizia partendo dall'alto verso il basso. All'inizio, subito nei primi giri, è stato inserito un nastro elastico per dare sostegno al lavoro quando lo indossiamo. Ho usato dei filati di cotone che avevo a casa in rimanenza, di più colori. Io ho usato il cotone, voi comunque potete usare filati di rimanenza se ne avete a casa, potete utilizzare cotone, potete utilizzare lino, la viscosa, quello che più vi piace e ovviamente anche di altri colori. Io ho scelto queste gradazioni di colore qui, ma insomma se ne avete altri in rimanenza o vi piacciono altre sequenze di colori, potete appunto sbizzarrirvi con la vostra fantasia. Perché appunto vi raccomando di non usare dei filati troppo grossi per non dare pesantezza al capo. Io l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 3. Adesso vi faccio vedere l'occorrente. Allora, vi servirà un uncinetto, scusate, del 3,5, non del 3, una forbice, poi vi servirà un ago da lana per nascondere i fili, un paio di marcapunti e soprattutto vi servirà un nastro elastico da 3 mm, vedete io ho usato questo. Lo trovate nelle mercerie o anche nei supermercati, io l'ho comprato in un supermercato, questo nella parte appunto dove si comprano i rocchetti di filo, come questo, servirà quindi un rocchetto di filo e un ago per cucire. E poi ho usato dei gomitoli di cotone che avevo a casa in rimanenza, anche di neanche tutti dello stesso marchio, perché a casa avevo appunto del cotone in drop saffron, ma tranquillamente ho inserito della stessa grossezza, sempre del marchio drop, questo Drops Unicolor e è andato comunque benissimo, quindi vedete un po' voi insomma sia per i colori che per il tipo di materiale da utilizzare. Per la lavorazione si parte quindi dall'alto verso il basso, avviando un numero di catenelle della misura della circonferenza delle vostre spalle, poi già da subito si eseguono due giri di maglie alte che andremo a piegare e a chiudere inserendo all'interno il nostro nastro elastico. Dopodiché appunto continueremo con un altro paio di giri di maglie alte dove andremo a fare degli aumenti, appunto perché come vedete la mantellina poi si dovrà allargare un pochino e dopodiché passeremo a questa semplicissima lavorazione intervallando appunto le sequenze di colori e finendo appunto con un bordo un po' cappettato per rendere un po' vezzoso appunto questa mantellina. Vediamo un attimo uno schemino per come procedere. Io più che dirvi quante catenelle ho avviato all'inizio, io ho una taglia S e se usate il mio stesso cotone potrebbe anche andar bene, però voglio più che altro farvi ragionare in misura in modo che il progetto si adatti meglio alla vostra fisicità. Quindi io vi consiglio di fare così. Con il metro prendete l'intera circonferenza delle vostre spalle. Vi faccio vedere un pochino più da vicino. Prendete l'intera circonferenza delle vostre spalle. Avviate un numero di catenelle pari alla vostra circonferenza più 3-4 cm. Perché poi appunto le catenelle verranno chiuse in tondo ma andranno un attimino arricciate con il filo elastico che vedremo come inserire.
E io ho una circonferenza di spalle di 104 centimetri e quindi ho più o meno ragionato avviando appunto una catenella lunga 104 centimetri e magari mi sono tenuta appunto di margine 2 centimetri in più, quindi alla fine la catenella di 106 centimetri chiusa in tondo e poi mano a mano ho iniziato la lavorazione per 26 centimetri di altezza. Il capo teso con l'elastico chiuso in tondo, quindi la mantellina così finita e tesa nella parte alta, praticamente misura 52 centimetri, se vi può essere di riferimento. Per la gonnellina non ho fatto altro che fare la stessa identica cosa. Per me la parte sopra è identica alla parte sotto, però anche per questo vi do un consiglio: non tutti abbiamo appunto le stesse misure di spalle e di fianchi, e quindi anche per i fianchi, ovviamente, prendete la misura del vostro bacino e avviate un numero di catenelle un po' più grande di un paio di centimetri della vostra circonferenza e partite poi con la lavorazione come adesso vi farò vedere. Passiamo quindi a realizzare il nostro copricostume. Per prima cosa dobbiamo prendere il nostro nastro elastico e dobbiamo farci aiutare e metterlo intorno alla circonferenza delle nostre spalle in modo che lo sentiamo sostenuto, lo chiudiamo quindi in tondo e quando abbiamo appunto preso la misura che ci serve, dobbiamo appunto sentirlo sostenuto in modo che dia sostegno al nostro progetto che andremo a realizzare. Quando abbiamo preso appunto la misura, andiamo a tagliare il pezzettino che ci serve. Andiamo ad allinearci per bene il nostro nastro elastico, lo sovrapponiamo e con ago e filo dello stesso colore, quindi bianco, andiamo a cucirlo in modo che resti molto ben saldo. Quindi andiamo a ripassare su avanti e indietro diversi punti in modo da cucirlo in modo molto ben saldo, perché una volta poi inserito nell'anello, come vedremo più avanti, non dovrà rompersi questo elastichino. Quindi andiamo a fare delle cuciture fino a quando non sentiamo che che il nastro appunto è ben agganciato. Una volta unito il nostro nastro elastico, andiamo con l'uncinetto del numero 3 e mezzo e il filo di color bianco. Io ho usato il bianco, ma insomma, come vi dicevo, potete usare i colori che più vi piacciono. Andiamo ad avviare una catenella pari alla circonferenza delle vostre spalle più un paio di centimetri. Vi faccio vedere adesso, io lavoro su un campione perché il progetto l'ho già realizzato. Quindi, come vedrete, la circonferenza delle catenelle che io ho avviato sarà un po' più grande della circonferenza del filo elastico, perché poi andrò ad inglobare questo filo elastico nel bordo di maglie alte e mi si arriccerà come appunto volutamente il lavoro. Una volta appunto avviate questo numero X di catenelle che vi ho detto, andiamo a stare bene attenti ad allinearle tutte e andiamo a chiudere in tondo con una maglia bassissima, agganciandoci alla prima catenella realizzata. Mi alzo con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e tutto intorno alla circonferenza delle catenelle realizzate andrò a realizzare un giro di maglie alte, quindi una maglia alta sopra ad ogni catenella che mi trovo di base. Procedo così per tutta la circonferenza delle catenelle. Una volta realizzate lungo tutta la circonferenza le mie maglie alte, vado a chiudere con una maglia bassissima agganciandomi alla terza catenella della prima maglia alta realizzata, e quindi vado a chiudermi il cerchio. Mi alzo con 3 catenelle e faccio la stessa identica cosa del giro precedente, quindi sotto ad ogni catenella di base delle maglie alte realizzate vado a fare un altro giro di maglie alte tutto
intorno. Quindi secondo giro di maglie alte che poi chiuderò in tondo alla fine, come abbiamo fatto adesso agganciandomi alla terza catenella con una maglia bassissima. Concluso anche il mio secondo giro, che cosa faccio? Giro il mio lavoro in questo modo, quindi il filo me lo troverò da questa parte e il filo del capietto, diciamo iniziale, appunto sarà qua sotto in corrispondenza. Prendo il mio filo elastico chiuso in tondo, lo vado a mettere in mezzo così alle due maglie alte, prendo le maglie alte e le chiudo a metà. Quindi adesso con la lavorazione andrò ad inglobare questo nastro elastico in mezzo ai due giri di maglie alte. Mi prendo quindi questo cappietto qui, me lo devo portare davanti. Quindi cosa faccio? Dove mi ritrovo questo cappietto, che era quello della parte iniziale della catenella, infilo l'uncinetto dentro, vado a pescarmi il mio cappietto e me lo porto fuori in questo modo. Mi alzo con una catenella e vado a fare tutto in tondo il giro di maglie basse, facendo attenzione appunto che il mio filo elastico resti in mezzo fra i due giri di maglie alte. Quindi entro nella catenella appunto successiva che mi trovo, vado nella pesco appunto cerco di forare appunto con l'uncinetto nella catenella della piegatura del giro di maglie alte, pesco il filo e mi faccio una maglia bassa in questo modo. Di nuovo vado nella catenella di base successiva, entro con l'uncinetto nella catenella che ho di fronte ed effetto una maglia bassa. In questo modo, vedete, vado a inserire il mio filo elastico, a nasconderlo in mezzo ai due giri di maglie alte. Quindi vediamo di nuovo, inserisco il filo nella catenella di base, poi passo nella catenella della maglia alta appunto ripiegata, passo il filo e mi effettuo la mia maglia alta e continuo così tutto il giro fino a che non ho nascosto completamente il mio filo elastico. Quindi si viene a formare questo cordoncino che poi sarà quello appunto della mantellina iniziale che appunto io andrò a mettermi intorno alle spalle. Man mano che io sto lavorando di maglie basse, il nastro elastico viene nascosto perché vado ad unire con maglie basse i due giri di maglie alte che ho effettuato e quindi si viene a formare questo cordoncino qui. Proseguiamo così per tutta la circonferenza della lavorazione. Alla fine l'effetto ottenuto sarà questo. Quindi io ho lavorato tutto intorno con un giro di maglie basse, cercando appunto di unire i miei due giri di maglie alte, inglobando il mio cordoncino elastico, il mio nastro elastico. Ovviamente ad un certo punto del lavoro, mano a mano che andrete avanti, il lavoro vi sembrerà un po' strano perché inizierà ad arricciarsi questo nastro all'interno dei due giri, ma è tutto regolare, state tranquille perché è normale che appunto mi crei questo effetto di arricciatura che è assolutamente voluto. Quindi alla fine mi ritroverò ad agganciarmi alla prima maglia bassa eseguita con una maglia bassissima per chiudere il mio cerchio. E quindi questo è il mio cordoncino realizzato, che è elastico. Vedete che tende ad arricciarsi, ma è normalissimo. Il terzo giro procediamo così, ci alziamo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta ed effettuiamo delle maglie alte sempre intorno alla circonferenza del lavoro, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante,
ed ogni 10 maglie alte, quindi adesso ne ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ogni 10 maglie alte effettuiamo una maglia alta di aumento praticando all'interno dello stesso spazio sottostante una maglia alta. Quindi all'interno dello stesso spazio vengo ad ottenere due maglie alte. E riproseguo, eseguo quindi altre 10 maglie alte10 e sulla decima maglia alta effettuata eseguo un'altra maglia alta realizzando così il mio aumento. Perciò proseguo così per tutto il giro effettuando 10 maglie alte e una. Alla fine del giro chiudete sempre con una maglia bassissima, chiudete il cerchio, questa volta vi alzate con 1, 2, 3 e 4. E anziché maglie alte andiamo a fare in questo giro delle maglie alte allungate, quindi nella catenella sottostante facciamo una maglia alta allungata, quindi in questo modo filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta sottostante e facciamo in questo modo una maglia allungata. Quindi esco dai primi due, esco da uno e poi esco da tutti e due, in modo che così il lavoro si allunghi un attimino. Quindi procedo facendo tutte maglie alte allungate. E ogni 18 maglie alte allungate vado a farmi all'incirca un altro aumento. Quindi un'altra maglia alta allungata nello stesso punto. Pertanto proseguo realizzando 18 maglie alte allungate e nella 18esima pratico un aumento effettuando all'interno dello stesso spazio un'altra maglia alta allungata. Mi vado a creare così anche in questo giro, vado ad allargare la mia mantellina, dandogli un po' la forma appunto sfasata a questa mantellina. Una volta terminato il mio giro di maglie alte allungate, già iniziamo a vedere appunto che il progetto prende la forma della mantellina a seguito degli aumenti che abbiamo fatto. Ed ora appunto dovremo andare ad iniziare con la prima riga di quadratini della mantellina. Quindi noi abbiamo fatto il nostro bordo, i primi due giri di maglie alte, adesso iniziamo con la prima riga di questi quadratini, di puntogranni praticamente, e andremo a lavorare sempre con delle maglie alte allungate, che così è anche una lavorazione che si allunga con più velocemente. E lavoriamo appunto la prima parte con il bianco e poi andremo a giocare con la nostra sequenza di colori. Ci alziamo con chiuso ovviamente le nostre maglie alte allungate in tondo, ci alziamo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, andiamo dentro alla maglia alta successiva di base ed effettuiamo una maglia alta allungata. 2 catenelle di separazione, salto uno spazio solo di base e nel successivo vado a fare una maglia alta allungata, nel successivo ancora un'altra maglia alta allungata. 2 catenelle di separazione, salto uno spazio di base e nel successivo, nel secondo, vado a fare una maglia alta allungata,
e nel successivo un'altra maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto uno spazio e nel secondo una maglia alta allungata e una, nel successivo una seconda maglia alta allungata. Quindi, come vedete, è semplicissima come lavorazione. È veramente semplice, però il risultato finale è di grandissimo effetto. Quindi proseguo così, con questa lavorazione a maglie alte allungate, due maglie alte allungate consecutive separate da 2 catenelle, e salto uno spazio e proseguo così tutto lungo tutta la circonferenza del mio lavoro. Alla fine del mio giro, come al solito, effettuate le mie ultime 2 catenelle, mi aggancio alla quarta catenella eseguita, che è quella che ho fatto all'inizio per sostituire la mia maglia alta allungata, e chiudo con una maglia bassissima. Mi sono dimenticata di dirvi che prima di realizzare questo giro di quadratini sarebbe meglio che voi contaste il numero di maglie alte, l'ultima riga di maglie alte allungate eseguita, perché appunto dovreste avere un numero, preferibilmente di maglie alte allungate, multiplo di 3, perché appunto il giro di questi appunto quadratini è multiplo di 3. Quindi magari prima di fare questi quadratini qui, accertatevi di avere un numero di maglie alte allungate multiplo di 3. Al limite, appunto, se non ce l'avete, aggiustate inserendo un aumento in più, un aumento 2, quindi anche magari in prossimità della chiusura del giro, non succede niente. Allora, una volta chiuse le mie catenelle in cerchio, mi sposto camminando con una maglia bassissima fino ad arrivare al buchino successivo, dove andrò ad alzarmi con 4 catenelle e intorno a questo archetto vado ad effettuare una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione. Vado appunto intorno all'archetto successivo e faccio 2 maglie alte allungate, 2 catenelle di separazione e nell'archetto 2 maglie alte allungate. Quindi, come vedete, la lavorazione è veramente semplicissima. Procedo così per tutto questo giro. Completato il mio secondo giro di quadratini alternati, chiudo con una maglia bassissima in tondo, mi sposto con un paio di maglie bassissime fino ad arrivare al centro dell'archetto successivo, mi alzo con 4 catenelle come ho fatto prima e faccio la stessa identica cosa. Quindi 4 catenelle che appunto corrispondono alla mia prima maglia alta allungata e poi una maglia alta allungata, 2 catenelle di separazione, entro nello spazio di archetto successivo e faccio una maglia alta allungata e una seconda maglia alta allungata con 2 catenelle di separazione. Quindi, come vedete, la lavorazione è veramente banale e semplice. Procedo adesso così fino ad ottenere, vi faccio vedere appunto dalla mantellina, che è già finita, dovete proseguire e realizzare questo contorno bianco, se così bianco vi piace, realizzando quindi 1, 2, 3, 4 giri di quadratini in bianco, se appunto volete ovviamente rispettare la sequenza che io ho eseguito. Quindi la parte bianca, finita i 2 giri di maglie alte allungate, ho fatto 1, 2, 3 e 4 giri di quadratini alternati di maglie alte allungate prima di passare al mio quarto giro di quadretti, quindi 1, 2, 3 e 4. Vi faccio vedere come fare il cambio di colore, quindi e inserire
finalmente il colore dopo i primi quattro giri di quadratini bianchi. Io ovviamente vado a tagliare il filo, dopo il quarto giro me ne lascio un pezzettino abbastanza lungo, quindi un 15 cm, io preferisco così perché poi con l'ago da lana me lo vado a ripassare e a nascondere bene sotto alle maglie, quindi preferisco averne un pezzettino più lungo. Mi prendo il nuovo filato a portata di mano. Allora, innanzitutto chiudo il giro con una maglia bassissima e vado a camminare con delle maglie bassissime come ho fatto prima fino all'arco appunto che mi trovo successivo. Nella maglia bassissima che mi farà passare all'interno dell'archetto mi prendo il mio filo colorato. Quindi passo sotto, vado ad agganciarmi con il filo nuovo e me lo passo in questo modo, ho cambiato in questo modo il colore. Mi alzo con 1, 2, 3 e 4. Mi prendo il mio lavoro e mi faccio subito un nodino per fissare i due fili di giunzione. Per fare in modo appunto che il lavoro non si allenti. Lavorerò sempre in questo modo qui. Anziché fare due maglie alte allungate come ho fatto finora, ne vado a fare tre di maglie alte allungate all'interno di questo arco. Quindi la prima appunto ottenuta era quella alzandomi con le 4 catenelle, la prima delle 4 maglie alte allungate. Quindi la seconda faccio in modo anche di nascondermi il filo di giunzione sotto, quindi la seconda maglia alta allungata e una terza maglia alta allungata. Quindi anziché farne due, ne faccio da questo giro in poi tre. 2 catenelle di separazione, passo all'interno dell'archetto successivo e faccio una maglia alta allungata, la seconda maglia alta allungata e una terza maglia alta allungata. In questa maniera, facendo appunto 3 maglie alte allungate per giro, vado ad aumentare ulteriormente la mantellina che sto realizzando. Quindi 2 catenelle di separazione e mi faccio le mie 3 maglie alte allungate all'interno dell'archetto sottostante. 2 catenelle di separazione e proseguo così per tutta la circonferenza del mio giro. Mi aggancio come sempre, come ho fatto finora, con una maglia bassissima. Cammino con delle maglie bassissime fino ad arrivare al centro, in mezzo all'archetto quindi. Cosa faccio? Lascio un pezzettino di codina di filo, taglio e mi aggancio con il colore successivo che è il verde acqua, il Tiffany. Quindi prendo il mio filo, prendo il mio nuovo filo, me lo tengo a portata di mano, passo sotto all'archetto, lascio un pezzettino di codina abbastanza lungo anche per poterlo annodare, poi passo sotto all'archetto e chiudo con una maglia bassissima, effettuando quindi il mio cambio di colore in modo invisibile. Mi alzo con 1, 2, 3, 4 catenelle ed effettuo le mie 2 maglie alte allungate per un totale di 3 maglie alte allungate. Quindi giro il mio lavoro, prendo i due fili di giunzione e li annodo in modo che di non perderli, in modo che non si allenti il lavoro. Quindi li vado ad annodare e poi in un secondo momento andrò a passarli con l'ago da lana e procedo così facendo 2 catenelle e
anzi da questo momento in poi, scusate, ne devo fare 3 perché appunto mi sono allargata con una maglia alta allungata in più, quindi fatte le mie 3 maglie alte allungate, mi vado a fare d'ora in poi le 3 catenelle di separazione. Passo nell'archetto successivo, mi faccio le mie 3 maglie alte allungate, e le mie 3 catenelle di separazione. 3 maglie alte allungate e 3 catenelle di separazione. Quindi il lavoro inizierà a prendere anche una forma, vedete, più svasata, che poi mi scenderà sulle spalle e andrà a formarmi una ricciatura. Vedete com'è ampia poi questa mantellina. Deve andare con la lavorazione, mano a mano deve andarsi ad allargare. Quindi procedo d'ora in poi con la lavorando appunto in successione o seguendo la mia, oppure nella successione di colori che più vi può piacere, nella maniera che vi ho detto, con le mie 3 maglie alte allungate e le mie 3 catenelle 1 2 3 di separazione, così per tutti i giri che adesso io vi dirò e che vi faccio vedere. Mano a mano che appunto terminate il giro, vi consiglio di nascondere i fili tagliati volanti, almeno io ho fatto così, perché poi non mi piace ritrovarmi alla fine con tutti i pezzi di filo volanti da nascondere, veramente mi infastidisce sta cosa. Allora mano a mano che lavoro, ogni 2-3 giri così, vado a nascondermi appunto il filo svolazzante della disgiunzione, insomma. Mi raccomando, cercate di nasconderli molto bene, passando con dei punti ovviamente nascosti, rivolti verso la parte del retro del lavoro, e lasciatevi un bel pezzettino appunto da passare sotto, in modo che siate certi che il lavoro poi non si sfilacci quando lo indossate, veramente, cioè è importante questa cosa, perché altrimenti se lasciate pezzettini troppo piccoli rischiate che il tutto si disfi. Quindi io, ma poi fate come volete, io mano a mano, strada facendo, appunto mi vado a nascondere tutti i pezzettini di filo tagliato. Quindi procedete la lavorazione come vi ho detto. Se vi piace appunto utilizzare i colori del filato che ho usato io, vi do appunto il riferimento del colore e la sequenza appunto utilizzata anche, che è questa. Allora, dopo appunto il mio bordo di giri in bianco che vi ho detto, allora per il bianco ho usato il safran, il colore 17, poi avevo in rimanenza sempre di drop questo color corallo, drop sue unicolor, e ho usato il colore 108 corallo. Poi ho usato questo verde Tiffany, sempre drop safran, che è il colore 50. Sono passata poi sempre al drop safran rosa. Io ne avevo in rimanenza davvero, e comunque è un filato di cotone di ottima qualità, e il rapporto qualità prezzo veramente è secondo me eccellente. Quindi sono passata poi dopo il Tiffany a rosa, al colore 1. Poi sono passata a questo bellissimo color giacinto, che è quello appunto che ho utilizzato e che mi è avanzato per fare il vestito mariposa, e questo colore appunto giacinto è il colore numero 5, sempre del safran, ed ho finito appunto con questo colore blue jeans, sempre del safran, che è il numero 6. Ho ripetuto la sequenza per 2 volte, quindi corallo, Tiffany, rosa,
questo color giacinto e blu, e sono ripartita con il corallo, il Tiffany, il rosa, il color giacinto, il blu. Ho finito sempre con una righetta con due righe di bianco e ho rifinito con questa cappettina che ora vi faccio vedere come si fa. Allora, facciamo finta quindi che io ho effettuato le due righe di bianco e che mi trovo appunto a dover lavorare l'ultimo giro con questa cappettina. Facciamo finta appunto di essere appunto al secondo giro di bianco, quindi questo qui alla seconda riga. Va bene, quindi vado a chiudere il lavoro in tondo dopo il secondo giro di bianco, se così appunto avete scelto la mia sequenza. Mi sposto con delle maglie bassissime in corrispondenza della terza maglia alta allungata e mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle. E 4 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio e faccio una maglia alta allungata, una seconda maglia alta allungata e una terza maglia alta allungata, quindi per un totale di 1, 2, 3 e 4 maglie alte allungate. Mi aggancio, quindi salto completamente l'archetto, mi aggancio nello spazio della prima maglia alta allungata e faccio una maglia bassissima. Ho ottenuto così questo triangolino, questo primo triangolino. Mi sposto con delle maglie bassissime fino in corrispondenza della prima maglia alta allungata che mi trovo di questo lato, mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio e faccio una maglia alta allungata, una seconda maglia alta allungata e una terza maglia alta allungata. Entro nello spazietto, nella testina della prima maglia alta allungata successiva e faccio una maglia bassissima e chiudo. E come vedete appunto si viene a formare questa decorazione che trovo molto carina. Mi sposto con delle maglie bassissime nuovamente e procedo così, alzandomi con 4 catenelle, rientrando nello stesso punto di base facendo una maglia alta allungata, una seconda maglia alta allungata ed una terza maglia alta allungata. Punto l'uncinetto sulla successiva maglia, testa della maglia alta allungata e chiudo con una maglia bassissima. Mi sposto appunto con due maglie bassissime nelle due successive catenelle in corrispondenza di questa maglia alta allungata e riparto nuovamente con le mie 4 catenelle e procedo così tutto intorno alla circonferenza. Io mano a mano che ho iniziato a lavorare questa mantellina, poiché non avevo né schemi né indicazioni, l'ho provata tantissime volte per capire se quello che stavo facendo poteva andar bene con i vari aumenti eccetera, quindi ho fatto un po' intuito, un po' ad occhio e ho visto che comunque il risultato è stato veramente buono. Alla fine appunto, dopo che avete effettuato tutti i giri che vi ho detto, io ho con il marcapunti, sempre provando la mantellina ovviamente e facendomi aiutare, ho provato a vedere quale poteva essere lo spazio vitale per poter muovere le braccia, per avere la giusta mobilità, e quindi ho messo due marcapunti ovviamente in modo simmetrico nei due lati e poi ho puntato con l'ago da lana il filo. Ho provato ovviamente, dopo aver messo i marcapunti, ho provato la mantellina, una cosa migliore, due marcapunti, due, potete fermarlo con un filo oppure con una graffetta eccetera. Ho appunto calcolato lo spazio per il passaggio del mio braccio, quindi vi consiglio magari, cioè se volete io vi do la misura, però magari provatelo per vedere se vi può andare bene. Io adesso vi dico quanti centimetri ho lasciato per il passaggio del braccio,
quindi circa sono 18 centimetri, però vi ripeto, appunto, magari per me vanno bene, per qualcuno potrebbero essere scomodi. Perciò ho messo due marcapunti piegando la mantellina in modo, ovviamente essendo attenta di farlo in modo corretto, quindi sovrapponendo tutte queste cappettine, vedete così, cappettine finali, cercando di, ecco, qui me ne resta una di lato in questo caso, e poi appunto vado, sono andata a far combaciare tutte le mie cappette, e quindi in questo caso ne ho fatte combaciare 2, 4, 6, 8, 10, 12, me ne resta una nell'angolino. Altrettanto ho fatto da questo lato per appunto mettere in modo simmetrico il marcapunto. Dopodiché ho provato appunto con i marcapunti nuovamente, e con ago e filo sono andata a puntarmi ovviamente i due lembi di distanziatura. E mentre ovviamente per la gonnellina, per la realizzazione della gonnellina, questo non dovrà per ovvi motivi essere fatto. Per appunto, come vi dicevo prima, realizzare la gonnellina, operate nello stesso modo, quindi prendetevi la circonferenza del punto fianchi dove volete che si appoggi poi l'elastico indossato, se vi piace di più a vita alta, a vita bassa, perché anche questo è un gusto completamente personale. Poi voi potete decidere di farlo con i colori che ho fatto io, inventarvi e far lavorare la fantasia, magari appunto giocando con altri colori. Potete appunto giocare anche sulla lunghezza della mantellina, a seconda se avete una taglia di seno più grande, quindi potete allungarle. Stesso altrettanto per la gonnellina. A me piaceva fare proprio una gonnellina minigonna, perché comunque al mare sì, non abbiamo bisogno di essere coperti, magari questo è molto carino se lo utilizziamo per coprirci se andiamo a pranzo al bar, oppure per fare il tragitto dalla casetta di vacanze alla spiaggia. Io lo trovo veramente un progetto molto, molto bello, quindi colorato per l'estate, veramente, cioè, mi è piaciuto tantissimo. Siamo giunti anche oggi alla fine di questo progetto estivo e colorato. Io appunto spero di avervi accontentato in tantissime, dopo che ho postato appunto su Facebook le foto di questo progetto sulla mia pagina del Filo Rosso. Mi avete scritto veramente in tante se potevo farvi un tutorial, e quindi ve l'ho fatto con molto piacere. Come vedete è un progetto che si realizza veramente con velocità. Io nei ritagli di tempo, diciamo in due mezzi pomeriggi, ho fatto un pezzo, quindi veramente è molto scorrevole nella lavorazione, di una semplicità unica che anche le principianti possono realizzare, e quindi spero che riusciate anche a mettervi al lavoro in tempo per potervelo portare mettere in valigia durante le vostre vacanze estive. Io veramente non so che dire, vi ringrazio tantissimo per tutti i messaggi che ricevo, mi fa piacere che appunto le mie spiegazioni siano chiare, e mi fa piacere che i miei progetti vi piacciano, veramente mi riempite di felicità. Quindi io spero di venirvi a trovare presto con un altro progetto di lavori in corso. Io ne ho sempre 3-4 contemporaneamente, perché non riesco a stare ferma con la mente, quindi penso sempre a qualcosa di nuovo da realizzare, perché lavorare all'uncinetto mi dà molta serenità, come penso anche a voi, e veramente mi dà sfogo alla mia creatività. E mi piace tantissimo, quindi io la passione nei miei lavori la metto veramente al 100%, e sono felice appunto che questo si sia visto, che l'abbiate capito, e sono felice appunto di condividere i miei progetti con voi. Quindi io vi ringrazio veramente tantissimo per il vostro calore, e spero di venirvi a trovare prestissimo con un altro video tutorial. Ciao ciao.